Ciao, sono Emma Galeotti e queste sono le mie domande di Google per Fanpage. Ma è vero che le persone cercano queste cose? Sì, poco, ma sì. È da un po' che non lo cerco. Allora, Emma Galeotti TikTok. Ho TikTok da 2 anni e faccio video da 2 anni e mi chiamo gl.emma, ma al posto dell'A c'ho 4. Ma il secondo? Ho fatto un video riguardo a cosa ne pensassi dello sbarco dei politici su TikTok ed è andato molto molto virale, soprattutto sugli altri social, anche se io l'ho fatto su TikTok e ora mi conoscono per questa cosa, a quanto pare. Università. Io studio all'Università Cattolica, economia e gestione dei beni culturali dello spettacolo e è molto figo. Fidanzato. Non ce l'ho, molto triste ma non ce l'ho. E non lo cerco. Felicemente single. No, non è vero, questa è una cavolata, scrivetemi su Instagram. Ah, Emma Galeotti, data di nascita. Sono nata il 28 ottobre 2002 a Milano alle 12:15. Calcolate vari ascendenti, cose. Chi è? È bella domanda. Non lo so, chi sono? Non lo so, chi sono? Questa è una bella domanda esistenziale. Abito a Milano, studio all'università, studio recitazione e faccio dei video sui social molto stupidi. Genitori. Ma perché vi interessa chi sono i miei genitori? Comunque i miei genitori sono due rispettabilissime persone che saluto tanto, a cui voglio tanto bene e che mi supportano molto in tutti i percorsi che faccio. Un bacio, non rompetemi troppo, grazie mille. È arrivata. Zan zan zan. Tommaso. Tommaso è il mio ex ragazzo a cui devo tantissimo perché mi ha introdotto a questo mondo e ha creduto molto in me. Forse uno dei primi dopo mia mamma e mio papà, a cui voglio un sacco di bene. Siamo sereni, ci vogliamo bene. So che volevate i gossip, ma non ci sono. Altezza. Sono alta 1,65 e 64, però mi piace arrotondare 65. Quanto guadagna? Come si chiede a una signora? Non ve lo dico. Non mi lamento. Galeotti Instagram, anche qui mi chiamo m.patia con il 4 al posto della A e questo è nato perché volevo un profilo pubblico perché io ho il mio profilo privato in cui ci sono i miei amici e andava molto di moda prendere la prima sillaba del proprio nome e formare una parola e quindi ho detto con M non c'era molto, c'era tipo Emporio e poi c'era Empatia e i miei amici mi hanno detto ah beh, tu sei molto empatico, ho detto va bene Empatia, poi avevo fatto un profilo, poi l'ho perso e quindi non c'è più disponibile il nome Empatia, quindi ho dovuto mettere un 4. Complicatissimo trovare il mio nome. Galeotti fratello. Allora, mio fratello si chiama Giovanni, ha un anno in più di me, abbiamo un rapporto molto bello, lui mi prende molto in giro per quello che faccio, ma in fondo lo so che è fiero e siamo molto amici, ci vogliamo molto bene e lo saluto. Emma Galeotti, generazione Z, la mia generazione. Mi piace molto far parte della generazione Z, secondo me siamo dei fighi, siamo molto simpatici, spero che faremo, che cambieremo il mondo. Emma Galeotti POV. Allora, il POV, non so se sapete cos'è, sarebbe Point of View e io lo utilizzo molto perché lo utilizzo per fare gli sketch comici e funziona così, praticamente io spiego lo spettatore chi sarebbe, quindi dico per esempio, POV, stai parlando con, che ne so, la tua amica fissata con l'astrologia, questo per farti capire che io sono la tua amica e tu sei la persona che mi sta ascoltando, è per dare appunto un punto di vista e far capire il contesto, oppure c'è anche gente che lo fa serio, tipo recitazione. Emma Galeotti, cantante. Mi piace cantare e studio pianoforte, però non sono una cantante e non è nei miei programmi futuri, ma sono pronta a cambiare idea. Questa è partita bene. Eccola qua. Emma Galeotti, segno zodiacale. Io sono scorpione e non capisco nulla, però ogni volta che mi presento e qualcuno mi chiede che segno sei, dico scorpione, mi dicono, ah, sei una bella testa di cazzo. E ogni volta dico, ti ringrazio. Ci rimango sempre male. Emma Galeotti. Influencer. Influencer, sì, è un nome che è carino, però neanche troppo. A me io influencer di TikToker. TikToker è proprio insopportabile. Però se proprio dovessi definirmi in un modo, preferirei content creator, proprio fighetto. Emma Galeotti, scherma. Oddio, ma come facevano a saperlo? Io ho fatto scherma per un sacco di anni, da quando avevo 10 fino ai 16. È uno sport bellissimo la scherma, io facevo fioretto. Fatelo, bellissimo sport. Emma Galeotti, Milano. Milano è la mia città natale, seppure i miei genitori, non nessuno dei due sia milanese, però è una città a cui sono molto affezionata e in cui sto molto bene, non voglio andarmene. Emma Galeotti, futuro. Anzitutto speriamo di arrivarci. Una volta arrivati, vedremo. Mi sto cercando di tenere aperte tutte le strade possibili, sia con lo studio, all'università, che con la recitazione, che con i social. Un po' mi fa paura, ma sono molto emozionata di sapere cosa mi serve per me. Ciao a tutti! No, è tornato indietro.
Ciao a tutti i lettori di Fanpage e anche agli altri. Ciao a tutti. Ciao mamma.